Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi il primo episodio, anche se in realtà il secondo, della carriera allenatore con il Chievo Verona. Cosa ho fatto? Sto registrando la stessa sera del video precedente, infatti ho la stessa maglia, non perché non mi lavo, ma perché appunto è lo stesso giorno. Ho seguito tutti i vostri consigli, sono arrivati un bel po' di commenti di persone che mi consigliavano determinati giocatori. Li ho aggiunti tutti alla lista preferiti insieme a quelli che già pensavo di poter provare ad acquistare e ora ve li faccio vedere tutti. Cosa ho fatto? Non sono ovviamente tutti i miei obiettivi, perché ovviamente li andremo ad aggiungere pian piano, anche perché siamo ancora al 1° di luglio, quindi c'è tempo. Allora, cosa ho fatto? Ho aggiunto Sorrentino in porta, come avevo detto, perché secondo me un buon portiere d'esperienza ci può servire insieme a Bizzarri, che comunque è in età avanzata. I difensori ne ho scelti 3, Oxford del West Ham, Acerbi e Tonelli, conoscenze del calcio italiano. Costano un po', ma vediamo, magari con uno scambio inseriamo qualche nostro difensore più vecchio, sperando di riuscire a prenderli. Il terzo difensore è Meri del Ghion, tutti quanti lo conoscerete, giocatore abbastanza noto in carriera, diciamo, lo prendono quasi tutti. Isma Lopez, sempre del Ghion, che conosco per una vecchia carriera che ho fatto personalmente col Ghion, davvero davvero forte, ve lo consiglio, infatti punterò molto per prenderlo. La seconda scelta, diciamo, è Lukaku. Ho provato anche a cercare Yedlin, ma purtroppo è in prestito al Sunderland, quindi non si può prendere. A centrocampo ho messo in lista Zielinski, come consigliato da voi, Rincon, che sarà secondo me uno dei nostri acquisti sicuri perché ci serve un mediano buono, e Jose Mauri, giovane di prospettiva. In attacco ho Gabriel Jesus, che lo conoscono tutti, Belotti, Ivy, che vorrei usare come QC, e Corentin Jean, che personalmente non conosco, del Troyes, spero si legga così, mi è stato consigliato da un ragazzo in pagina, proveremo a prenderlo, mi sembra giovane, mi sembra anche abbastanza forte da quelle poche statistiche che si vedevano. Quindi andiamo a chiedere informazioni un po' per tutti e iniziamo ad avanzare, cioè arrivano già 4 mail. Allora, Sorrentino ci chiedono 4.007, si può scendere, magari inseriamo il nostro portiere di riserva. Oxford, si è unito alla squadra di recente, però lo chiederemo in prestito. Acerbio, 15 milioni, un po' troppo, stessa cosa per Tonelli, vogliono lo stesso prezzo, ma cercheremo di fare qualche offerta per loro. Allora, per Tonelli io offrirei, anzi partirei da 1 milione, perché comunque secondo me è anche tanto, più qualche nostro difensore, vediamo che possiamo vendere Gamberini, magari no. Non so, Spolli? Ma sì, proviamo Spolli. Tanto è comunque un po' più vecchio, un po' più scarso. E la stessa offerta la facciamo per Acerbi. Abbiamo detto era 1.500.000, se non sbaglio. Anzi no, 1 milione. Però per Acerbi offriamo 1.500.000 perché secondo me è un po' più forte, sempre più Spolli. Avanziamo, andiamo a provare l'offerta di prestito, la mettiamo a 2 anni con riscatto a 700.000 euro, dovrebbe andare bene, lo dovrebbe permettere la società. Per Sorrentino invece iniziamo da sempre 500.000, teniamoci molto bassi perché il budget è limitato, più un portiere di riserva, proviamo Miranda, anche se diranno sicuramente di no, però chissà, magari può essere una contropartita abbastanza gradita. Quindi dato che sono arrivate, abbiamo fatto le offerte per questi giocatori, io direi di farle direttamente per alcuni altri, tipo per esempio i vari Ibi, Belotti, eccetera. Io proverei comunque a prendere in prestito. Ibi facciamo un anno, perché non sono sicuro poi di tenerlo, a 1 milione, anche se è un po' difficile perché comunque Ibi è abbastanza forte. E per Belotti, che difficilmente ci daranno perché è appena arrivato dal Palermo, proviamo sempre l'offerta di prestito, stavolta per 2 con riscatto fissato a 6. Offerte per prestito le facciamo anche per Gabriel Jesus e Gin. Diciamo che più o meno la formula è sempre la stessa, dobbiamo baciarsi molto sui prestiti perché non abbiamo molto budget. Avanziamo un po', arrivano già 5 mail. Allora, Lukaku ci chiedono 4.500.000, si può fare anche meno. Zielinski 6.5, Meri 4.7, Isma Lopez 5. Avevo già fatto richiesta prima, ovviamente, e ora stanno arrivando solamente le richieste, però comunque mi sembrano abbastanza basse. Andiamo ancora ad avanzare, ci avviciniamo alla sfida con non so che squadra. Intanto, allora, Ghion, basta per Isma Lopez perché non vogliono Gobbi. Ibi 1 milione, non sono sicuri del fatto che glieli diamo, però 700.000 nutrono dei dubbi, l'Empoli è offerta troppo bassa perché non sono interessati a Spolli, se non sbaglio. Quindi se non vogliono Spolli, noi proviamo a offrirgli un altro giocatore che comunque, sul quale comunque non puntiamo, tipo lo stesso Frey.
Dato che abbiamo offerto Frey all'Empoli, proviamo a magari vedere se il Gion vuole in cambio di Sma Lopez invece di Frey proprio Nicolas Polli, argentino, quindi diciamo in Spagna apprezzano gli argentini. E per quanto riguarda Aibi e l'altro che personalmente non ricordo, scusate, proviamo a fare un'offerta un po' più bassa perché sì, 8 milioni però ho sbagliato. Ecco, un'offerta un po' più bassa perché comunque nutrono dubbi sul fatto che io lo compri, quindi offriamo di meno. Per logica, credo funzioni così. Stessa cosa per Oxford, che forse 700.000 sono tanti perché lui comunque è un giocatore che non è ancora esploso, deve ancora emergere, quindi offriamo 400.000. No, ovviamente è un sedicenne, quindi vi lascio immaginare. Qui abbiamo la partita con Lokeren, che io simulerei perché sinceramente è una di quelle partite molto stupide. Speriamo di vincere, tra l'altro abbiamo la formazione titolare. Vinciamo 3-0, segnano Castro, Maggiorini in inglese. Aperta per il trasferimento Perizco, che 2 milioni e 9. Io aspetterei perché non sono sicuro di tenerlo, perché dipende da chi arriverà. Quindi aspettiamo un attimo. Poi arriva il Troyes, dice che non danno in prestito Gin. Ora vediamo il Palmeiras, 1 milione hanno i dubbi. Belotti, 6 milioni hanno i dubbi. Per il Palermo non sono interessati. Sassuolo non sono interessati. Per il Gion non sono interessati. Perfetto, siamo un po' nella cacca. Perché? Allora, per Acerbi offriamo invece di Spolli, come abbiamo detto, era l'altro, quindi chi era? Frey? Sì. Nicolas Frey. E al Palmeiras e all'altro per Gabriel Jesus. Diciamo, Gabriel Jesus possiamo anche provare a comprarlo. Offro 2 milioni, che comunque per un 18enne sono tanti. Se accettano subito, forse vuol dire che c'è qualcosa che non va. Belotti nutrono dei dubbi, quindi io proverei a fare il prestito di un anno, quindi riscatto subito a 7. Alzo un po', riduco un anno e vediamo un po' come va. Gin non voglio cedercelo in prestito, però è comunque un giocatore di 19 anni, quindi sapete che vi dico, io offro per lui direttamente 700.000 euro, più magari un giovane che abbiamo che non rientra nel nostro progetto, tipo Ninkovic, che comunque è un bravo giocatore, lo conosco anche nella realtà, però personalmente secondo me non è adatto a quello che dobbiamo fare noi, ovvero vincere in tempi brevi. Offerta troppo bassa per Isma Lopez, offerta da 4,7 del Verona, i nostri rivali ci fanno offerta per Gabriel Jesus e anche il Feyenoord li fa. Vinciamo 1-0 col Diete Mai. Mangiorini sbaglia anche il rigore. E niente. Arrivano 6 mail, vediamo un po'. Allora, aggiornamento d'Italia non ci interessa. Offerta accettata per Tonelli, va bene. Il Troyes, Gin non ce lo danno. Gabriel Jesus hanno accettato. E quindi, e non ci danno neanche Oxford. Allora, per Oxford, stesso discorso degli altri. Io provo ad acquistarlo a 400.000, che ci chiedono tanto, 1 milione, 1 milione e 3, però possiamo provarci. Gabriel Jesus purtroppo è saltata, io però non si può mai sapere, gliene provo a offrire un'altra, offro 3 milioni, anche se è tanto, tantissimo, così vediamo se ce lo danno, anche se non credo. E per Gin offerta rifiutata perché dice si è unito al club di recente, però io non hanno detto che non sono interessati al giocatore, quindi dovrò offrire 900.000 più Ninkovic. Offerta accettata, vabbè, dal Feyenoord e questo non ci interessa. Diritto di riscatto respinta per Aibi e Belotti. Acerbi non ci interessa, Tonelli se n'è andato. Quindi per Belotti io offrirei, vediamo un po', se io voglio provare un prestito secco per un anno, vediamo cosa dicono. Anche se non è che è proprio il massimo, mentre per Aibi nutrono ancora dei dubbi in merito, quindi io proverò ad acquistarlo per 1 milione, che comunque secondo me per Aibi mi sembra una cifra abbastanza onesta, anzi 1 milione più il solito Ninkovic. Fatto altre offerte per altri giocatori che stavamo seguendo, possiamo avanzare ancora un altro po', non arriva niente, vediamo, c'è la partita col Saragozza, credo che sia, 3 mail, allora, trattative concluse con Gabriel Jesus perché va al Feyenoord, quindi purtroppo è saltato. Oxford vogliono più di quanto ho offerto io, che non mi ricordo neanche sinceramente, 400.000 euro. Gliene offriamo 600 più Ninkovic come al solito. Forse l'avevo anche già fatto prima, però non ricordo. Dobbiamo simulare la partita col Saragozza perché tanto, come ho detto prima, siamo già qualificati. Vediamo. Ok, vinciamo 1-0.
vediamo se sono arrivate delle mail. Abbiamo sì, 7 email. Allora, offerta bassa al Genoa, avevo offerto Etemai, pari. Il Milan, 1 milione non sono. Non gli va bene. Il Torino accetta il prestito secco per Belotti per un anno. Attenzione, non abbiamo Belotti. Questo è un colpo buono perché comunque, ripeto, dobbiamo fare una massimo 2 stagioni. Quindi va bene Belotti in prestito secco. Ok, arriva Belotti. Offerta bassa per Ibi. Non sono interessati al giocatore che ha offerto, quindi Ninkovic 1 milione, gliene offriamo 2. E no, togliamo Ninkovic, 2 milioni vanno bene secondo me per Ibi. Belotti poi magari proveremo, ecco, a riprenderlo. Abbiamo avuto un altro 1 milione e 2 per essere passati. Engin non dice che si è appena trasferito, ma boh. Allora io provo il prestito di un anno e gli offro poco perché voglio togliermi un dubbio. Secondo me, se gli offri di meno, potrebbe. Provo un prestito di un anno anzi di 2 anni, come l'avevo preso in un'altra carriera, a 3 milioni. Magari così potremmo provarci. Stessa cosa, anche Mauri, l'offerta per il prestito è fallita. E provo 2 anni a 900, sempre per provare, perché ripeto, sto sperimentando, lo ammetto. Offerta accettata dall'Empoli, arriva Zielinski per Etemai. Attenzione, Zielinski per Etemai secondo me va bene perché Etemai è comunque un giocatore vecchio, tra virgolette 28 anni, esterno sinistro, quindi non adatto al nostro gioco. Giochiamo a 3 al centrocampo. Zielinski è giovane, 21 anni e giocatore chiave. Gli diamo pure un bonus. Zielinski Belotti come primo episodio potrebbe anche starci, diciamo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo che Lukaku non ce lo vogliono dare in prestito, questa qui era vecchia, è offerta troppo bassa per Rincon, avevamo detto. Cosa avevamo offerto? Non ricordo. Ah, 1 milione più Costa. Costa sono interessati, però io per Rincon offro massimo 3. Quindi con Zielinski, Rincon e con gli altri che abbiamo potremmo anche esserci a centrocampo. Più che altro io ci terrei tanto per prendere Ibi. Comunque ci avviciniamo alla sfida con Lorient. Arriva una mail, anzi due. Zielinski ha avuto un'offerta dal Milan, però la nostra, se no, cioè, teoricamente dovrebbe essere più alta e abbiamo già l'accordo con la società, quindi speriamo bene. E andiamo a simulare la partita con Lorient. Vinciamo 2-1 e si vola in finale. Mail, allora. Offerta bassa dal West Ham, abbiamo avuto 1,6 milioni. Zielinski un'altra offerta ha avuto. Oxford non sono interessata alla contropartita che era, beh, Ninkovic credo. Quindi proviamo a cambiare. Possiamo provare a dare, non so, Miranda, che comunque un attaccante giovane. Magari ci va di culo. Offerta per Gin non ce lo vogliono dare e va bene. Mauri nemmeno ci va bene. Allora, Mauri, io provo ad acquistarlo a 700.000 più Ninkovic, che comunque, anche se Ninkovic è abbastanza alto di valore, quindi facciamo a 0 più Ninkovic. Proviamo a fare uno scambio alla pari. E comunque abbiamo 8 milioni, che non sono pochi. Avanziamo ancora, ci avviciniamo alla finale del torneo che giocheremo nel prossimo episodio, quindi ci fermiamo qui. Ibi forse vogliono di più, credo si tratti di Ibi, sì. Ovviamente Liverpool è l'unico giocatore di cui trattiamo e offriamo, no, 4 milioni sono troppi, 3 milioni più Radovanovic, sì, dai, così, a caso. Anche se è un po' tanto, infatti ci penso. Lukaku non ce lo vogliono dare, allora te ne vai a fanculo. Arrivano 3 mail. Offerta bassa dal Genoa, vogliono troppi soldi, niente. E intanto Zielinski non ci fa sapere niente, infatti ho un po' paura che se ne sia andato a un'altra squadra, vediamo. Offerta accettata da Zielinski, non è vero, ritiro quello che ho detto, arriva Piotr Zielinski a zero praticamente perché abbiamo dato Etemai in cambio. E offerta rifiutata dal Milan per José Mauri perché è appena arrivato. Quindi, cosa è successo in questo episodio? Facciamo un piccolo recap. Intanto siamo in finale col Boavista, che giocheremo nel prossimo episodio. Sono arrivati a zero in prestito per un anno Belotti, che va bene secondo me, tanto è una carriera breve quindi il prestito non ci sta. Zielinski per Etemai, che andiamo subito a mettere nella formazione titolare. Zielinski lo mettiamo al posto di Isco qui, secondo me davanti alla difesa ci può stare, e Belotti qui per Inglese, vicino a Meggiorini.
Cosa dobbiamo fare nel prossimo episodio? Allora, Birsa e Npoku io personalmente li proverò in questa partita come trequartisti. A centrocampo non stiamo a posto perché ce ne vuole un altro. Ci serve un difensore che dobbiamo assolutamente prendere, magari scambiando uno dei nostri. E poi almeno un terzino. I soldi li abbiamo 8 milioni, abbiamo giocatori da vendere, ne metterò comunque altri in vendita e quindi niente. Il video è finito. Ci vediamo nel prossimo episodio che dovrebbe essere o domani o stesso oggi pomeriggio. Qui è Alfred, alla prossima. Ciao a tutti.